Buonasera e benvenuti. Siamo qui per una nuova puntata di Focus On. Come potete vedere, non siamo nel nostro tradizionale studio di Voce in Gioco di Tito Scalo e la nostra diretta è slittata di un po' rispetto al consueto orario perché siamo rimasti bloccati tutti quanti all'uscita di Potenza Ovest per un incidente sull'autostrada. Ma Purtroppo comunque, ce tutto l'abbiamo fatta. passato, ce l'abbiamo fatta e siamo qui. Questa sera, come nostre ospiti, abbiamo Donatella Ungaro e sua figlia, Katia. Donatella è la presidente dell'associazione Il Cammino di Angela Lucia, un'associazione nata nel nome di, sua figlia Angela, nata con l'obiettivo di aiutare Angela e tutti i bambini come lei affetti da disabilità grave. E Una voce per Angela è lo spettacolo di beneficenza che andrà in scena domenica 1 maggio al Teatro del Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza. Donatella Ungaro, grazie di essere con noi. E come e perché è nato questo spettacolo? Prima di tutto, grazie a voi per averci invitato ed ospitato in questa trasmissione. Noi abbiamo fatto questo spettacolo, è nato quasi per gioco, perché durante il lockdown sappiamo tutti che stavamo rinchiusi dentro casa e non avevamo niente da fare se non dedicarci ad internet e alle varie cose, trasmissioni che c'erano. E in questo sito di Instagram, mia figlia Katia ha conosciuto un sacco di artisti che gli hanno voluto bene. Ormai sono quasi 2 anni che li abbiamo conosciuti e loro volevano fare qualcosa di concreto per la nostra associazione. E da questa idea è nato, lo spettacolo per Angela. Sì. E voi siete una bellissima famiglia, una famiglia meravigliosa dal cuore veramente speciale. Ma è stato facile organizzare questo spettacolo, visto che tu sei l'artefice di tutto questo? Com'è stato? Allora, poi questo spettacolo, tutti grazie a me che io ho con tutti i miei amici sui social, su Instagram, che hanno la possibilità di fare questa cosa. E io volevo dire grazie per quella cosa che voi state facendo per me. Soprattutto ringrazio altri presentatori, Amore Sorrisi e Nello Sposo Single, che sono stati veramente a disposizione per questa cosa. Io vi voglio bene. Sono contenta che voi fate questa cosa. E tu sei stata bravissima che ti sei attivata attraverso i canali social e hai trovato tanta gente che si è subito spesa e ha dato subito adesione per mettere in piedi questo spettacolo a titolo chiaramente gratuito. Ma Grazie. vediamo allora adesso un servizio che abbiamo realizzato con le interviste ad alcuni artisti che parteciperanno a questa serata. Si intitola Una voce per Angela, lo spettacolo di beneficenza in scena il 1 maggio al Teatro del Centro Sociale di Malvaccaro di Potenza. Servirà a raccogliere fondi per permettere alla piccola di sottoporsi al secondo ciclo di trattamento con cellule staminali a luglio in una clinica di Belgrado, per sostenere una bambina speciale che ha incontrato una famiglia dal cuore immenso. Mamma Donatella e papà Canio hanno aperto le porte della loro casa in frazione Patacca nel comune di Avigliano ad Angela e prima di lei a Katia e a Donatello, altrettanto speciali. Cantanti, neomelodici, vocalist, DJ, comici, danzatori provenienti dal territorio lucano e non solo hanno dato adesione all'iniziativa. Abbiamo incontrato alcuni di loro per chiedere cosa significa aderire in prima persona a un'iniziativa del genere e per rivolgere un personale invito al pubblico a partecipare numeroso. Io sono veramente emozionatissima e ti confesso, guarda, che questa cosa la faccio veramente con il cuore, forse è l'unica cosa che veramente la sento, veramente da dentro. Da quando ho conosciuto Donatella e ho saputo dei suoi figli, di questa donna straordinaria, ho detto sì, facciamo questa bella iniziativa che sarà domenica 1 maggio qui al Centro Sociale di Malvaccaro e spero che avrò la forza di poter esprimere tutta la mia energia per comunicare questa bella cosa che io veramente, non lo so, mi emoziona tantissimo.
Io canto sempre delle canzoni che sento particolarmente. Quelle che interpreto sono di un'altra mia amica transgender che si chiama Eleonora Magnifico, e quindi porterò una canzone che si chiamerà Devota. È molto forte, però è molto significativa. Per noi è un onore partecipare a questo evento, che è un evento di beneficenza. Canterò alcune canzoni, lo farò molto volentieri, ci saranno anche artisti che verranno da fuori regione, alcuni anche di Potenza, quindi invito la cittadinanza a partecipare a questo dolce evento, perché poi Angela è una bambina veramente molto dolce. Quella cosa che mi ha colpito da sempre, perché poi li conosco da alcuni anni, mi ha colpito il suo sorriso, nonostante tutto, un sorriso solare che deve essere da esempio per tutti noi. Noi artisti ci mettiamo il nostro, quindi la nostra arte, quella nostra passione. Speriamo che insomma sia molto partecipata a questo evento, perché solo l'unione che fa la forza, e io lo dico sempre, anche essendo un prestigiatore, la vera magia la fa il pubblico, quindi una serata piena di divertimento, tanti artisti, veramente tanta arte, e sono sicuro che ne uscirà qualcosa fuori, qualcosa veramente di speciale. Scusami un attimo, la magia inizia già oggi, ma continuerà. Stiamo preparando qualcosa di veramente unico, e ovviamente non posso dire cosa farò, perché i maghi non svelano mai i propri segreti, ma sono sicuro che piacerà tantissimo a tutta la cittadinanza, a tutte le persone che insomma parteciperanno. Sono sicuro che la magia più bella, ripeto, non la farò io quella sera. L'evento è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Potenza, Avigliano, Pietragalla e Paterno. Oltre a quanti acquisteranno il biglietto dello spettacolo, 10 euro, è possibile donare in qualsiasi momento e aiutare il cammino di Angela Lucia, l'associazione nata nel suo nome per aiutare Angela e i bambini come lei affetti da disabilità grave. E dicevamo, allora, questo spettacolo per il 1° maggio servirà proprio ad aiutare concretamente Angela per poter continuare le terapie con cellule staminali in Serbia. Lo spettacolo sarà presentato da Moira Sorrisi di Cosenza, una speaker radiofonica, attrice e conduttrice, opinionista, madrina di eventi, nota anche sulle reti locali e nazionali. Poi ci sarà anche Nello Ruggero, partenopeo, noto come lo sposo single che si occupa anche di beneficenza in favore dei bambini dell'Africa. E poi vedrà esibirsi, oltre a Nadia Girardi, Valentino Biancone e Jovix, che abbiamo visto nel contributo, ci sarà anche Gianni Basilio, Anna Caliente, Patrizio Izzo, Tano Auriemma, Tony Dell'Anno, Davide Orsini, Black DJ, Evolution Dance, tutte persone che ha contattato Katia. Allora, la mia scuola di ballo, che anche io mi voglio esibire qui, no? E quindi io da quel momento farò la sorpresa ai presentatori e a tutto il pubblico che c'è là. Quindi ti esibirai anche tu con la scuola Evolution Dance di San Nicola, sì, di Pietragalla, sì. Giusto? Ok, benissimo. E Donatella, Katia, siete riusciti quindi a mobilitare tanta gente, tante persone, tanto affetto. Tanto affetto, vero. Non devo dire che è stato difficile, perché è stato semplicissimo. Bastato solo dire l'intenzione della serata, e non ho avuto un no da parte di nessuno. È stato semplice, perché le persone nutrono verso di noi, verso la nostra Angela, la più debole della famiglia, un affetto caloroso, e quindi si sono mobilitati. Oltre loro si sono mobilitate altre persone, in cui ho chiesto proprio un sostegno economico per poter sostenere le spese della serata, e devo dire che sono stati tutti molto generosi, molto amabili, devo dire. Io non smetterò mai di ringraziarli. Infatti dico sempre che quando Angela parlerà meglio, perché adesso, dopo il 1° ciclo, che abbiamo visto dei miglioramenti lievi ma intensi, ha iniziato a borbottare qualche parolina, ha iniziato a dire qualcosa, dirò che il 1° sarà il grazie a tutte quelle persone che ci hanno sostenuto tutti i giorni, che ci danno una mano, che ci confortano, che magari non ci fanno sentire mai soli. E ogni telefonata che io ho fatto non ho ricevuto un no da parte di nessuno. Anche questo spettacolo, che sembrava all'inizio un gioco, alla fine si è concluso con una cosa meravigliosa da parte di tutte le persone che ci hanno affiancato. Che poi in questo percorso, perché Belgrado
in particolare una clinica di Belgrado, e perché giustamente in Italia questi trattamenti non si possono fare. Non si possono fare, infatti in Italia stiamo cercando di parlare con qualcuno, cioè che conta in Italia, per poterle avere noi qui in Italia queste cure, perché oltre al fatto di andare fuori e di spendere tanti soldi, c'è pure il pericolo e la lontananza dal resto della famiglia che ti pesa, perché giustamente per poter accedere a queste cure tu devi abbandonare il lavoro, devi abbandonare le altre parti della famiglia, eppure loro ne risentono della lontananza. Perché noi in Italia, che siamo tanto all'avanguardia con la ricerca, con la medicina, non possiamo avere la possibilità di fare cioè queste cellule staminali? Anche io l'ho sentito parlare la prima volta l'anno scorso a luglio di questo tipo di cura di cellule staminali, che aveva usufruito un'altra bimba di Melfi ed aveva avuto dei risultati eccellenti. E ho voluto provare sempre lì a Belgrado, e ho voluto provare anche io con Angela se questa fosse la possibilità di poterla rendere autonoma, perché no, perché non farle? E abbiamo fatto questo primo ciclo e abbiamo avuto dei primi risultati, e le persone che comunque ci seguono sui social, che io posto tutte le cose che fa Angela, hanno notato, anche i terapisti, che le cose sono migliorate. E quindi perché negargli la possibilità di migliorare ancora nella sua vita? Perché accettare questo destino così brutto e non fare niente per opporsi? Invece noi, con l'aiuto di Dio veramente, perché ci indica sempre la strada, lui trova sempre il modo giusto per farci arrivare dei messaggi di queste cose, siamo riusciti ad accedere a queste cure. E non più tardi di 2-3 settimane fa ho sentito parlarne anche a un altro medico, che lui ha avuto un bambino di 4 anni con la stessa patologia di Angela, però lui le cellule staminali le ha fatte nei primi anni di vita del bambino, e il bambino a 4 anni cammina, parla, è autonomo, è come se fosse un bimbo normale. Quindi perché negare a tutto il resto di questi bambini che hanno avuto questa patologia il fatto di poter... E che risposte hai avuto fino adesso? Fino adesso nessuna risposta. Cioè, questo tuo perché l'hai rivolto a qualcuno? L'ho rivolto a qualcuno, ancora niente, perché chi... Io sono una povera ignorante che lavoro dalla mattina alla sera e mi occupo dei miei figli, e quello che faccio lo faccio in virtù di loro, e a massimo posso aiutare altre persone che hanno il nostro stesso problema. Non ho un livello culturale alto che mi posso confrontare con persone di una cultura alta, però se mi capitasse di parlare con il ministro, con qualcuno, glielo chiederei, perché motivo, perché altre persone più colte di me, magari medici, gliel'hanno già chiesto prima, non hanno avuto risultati. Quindi voglio dire, non è che può ascoltare me, che sono l'ultima ruota del carro, però quindi io vorrei essere... Anche il medico si chiede perché? Secondo, da perché che in Messico detto, no? Devi sapere che c'è proprio un protocollo di queste cellule. Noi a Belgrado facciamo cure sperimentali perché non ci garantiscono niente, ci dicono che fanno questa cosa e poi miglioramenti si vedrà se verranno. E con quelli che hanno fatto le cure con noi c'è stata anche una ragazza grande di 27-28 anni che aveva un altro tipo di patologia, e lei tornerà, perché lei l'ha vissuto sulla sua pelle il miglioramento e vuole tornare anche lei a fare il secondo ciclo. Quindi, voglio dire, perché non darci la possibilità di farle qui? Cure sperimentali, tanto, è tutto sperimentale, anche il vaccino era sperimentale. Quindi è tutto un esperimento, e dargli la possibilità a questi bimbi di magari di raggiungere degli obiettivi che normalmente non avrebbero raggiunto. Certo, voi siete, avete raccontato la vostra storia anche al canale della Conferenza Episcopale Italiana, TV 2000, e anche in quell'occasione avete avuto molta attenzione e avete avuto anche magari l'occasione di rilanciare queste domande. Che tipo di esperienza è stata? Lì è stata un'esperienza bellissima, perché si è parlato della famiglia in sé, dell'adozione, non tanto delle cure delle cellule staminali. Si è parlato dell'adozione a 360 gradi, quindi la scelta di questi ragazzi e tutto il resto. Però io avevo proprio bisogno di raccontare lì, cioè, quello che io faccio per loro,
è una cosa, ma quel che Dio fa per noi è tutto un altro mondo, perché lui veramente alcune, cioè noi sentiamo forte la sua presenza su di noi e ci apre la strada, ci fa trovare la strada, magari tu hai un problema e chiedi e ti risolve il problema. Quindi io lì quello volevo raccontare quello che lui fa per noi in generale, a chi chiede aiuto. Noi abbiamo avuto delle esperienze bellissime di domande e risposte. E quindi dico, affidatevi a lui, perché lui risolve tutti i problemi. Come dice Suor Nicola, la preghiera anticipa i problemi. Che meraviglia ascoltare le tue parole, insomma, siete persone veramente sorrette da una fede sì. Incommensurabile, complimenti. Però noi ci dobbiamo un attimo fermare perché devo dare un attimo un piccolo spot pubblicitario, ma torniamo subito. Siamo qui tornati in studio, siamo con Donatella Ungaro, con la sua figlia Katia. Ricordiamo anche il ruolo del papà Canio, una presenza molto importante a fianco a te, mamma Donatella, in questa famiglia. La vostra pagina Facebook è piena di foto, di video che raccontano la vostra quotidianità e anche la quotidianità di Angela. E la cosa che mi ha colpito da quelle immagini è che c'è sempre un grande sorriso da parte di tutti, è vero? Sì, è vero. Qual è il modo migliore per affrontare le difficoltà giornaliere? Sorridere e non pensare. Pensare momento per momento. Oggi va così, domani chi lo sa? Nessuno lo può sapere. Però almeno essere sereni, affrontare le cose veramente con serenità, perché se non sei sereno non riesci a dare. A me piace essere pure di incoraggiamento a quelle mamme magari che si sentono disperate per una situazione che c'è a casa, perché non riescono a capire il motivo. Ma io penso che Angela, come Katia, come Donatello, sono degli angeli veramente che mi sono stati affidati e custoditi. Io cerco di portarli avanti nel miglior modo possibile, di proteggerli, e cioè come dovrebbero fare di solito tutti i genitori che magari non hanno avuto tante difficoltà per avere questi figli, apprezzare il valore della vita e insomma veramente volerli bene. Che poi ovviamente la tua associazione si prefigge come obiettivo di fare del bene principalmente per Angela, però anche per tutti gli altri che dovessero avere bisogno, certo, di un aiuto. Noi come primo obiettivo, quando è stata fondata l'associazione, ci avevamo previsto di acquistare un macchinario per fare delle terapie muscolari che semplificavano, cioè, il raggiungimento di alcuni obiettivi. Visto che queste terapie si facevano fuori dalla Basilicata e costavano delle cifre enormi, noi non ce lo potevamo permettere, perché giustamente, avendo tre figli, avendo tante difficoltà, e ci siamo informati quanto costava questo macchinario e ci siamo messi in movimento creando questa associazione e andando nelle piazze a chiedere i soldi alle persone per poterci far aiutare. Dopo circa 2 mesi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, anche grazie all'associazione di volontariato Vivi con Gianluca, che ci ha donato in quell'occasione 10.000 euro. E quindi nel giro di 2 mesi abbiamo raggiunto questo obiettivo per comprare il Crow System e l'abbiamo messo a disposizione gratuitamente a tutti i bambini che hanno la patologia di Angela, anche adulti che hanno bisogno di questo macchinario, dato che abbiamo questo fisioterapista che si chiama Pace Romeo, che ha messo a disposizione lui gratuitamente il suo tempo per fare la terapia. E quindi c'è, io dico che l'amore genera altro amore, perché noi abbiamo dato la possibilità di fare queste fisioterapie a tanti bambini, però anche altre persone si sono aggregate a noi dando il loro contributo. E siamo contenti di questo, perché veramente è così. Quando tu dai amore ricevi, ma non una volta, 10.000 volte in più rispetto a quello che possiamo aspettarci. Che meraviglia, che bella famiglia che siete. E allora c'è attesa per la serata di domenica?
L'inizio alle 5, non è serata, sì. Chiedo scusa, l'orario di inizio è alle 17. Alle 17, per dare anche la possibilità agli amichetti di Angela di poter partecipare allo spettacolo, visto il pomeriggio che i bambini sono un po' più liberi. E quindi con l'augurio veramente di ogni bene, Donatella, per tutta la tua famiglia e per il proseguo delle terapie di Angela, e per tutto, ci avviamo alla conclusione di questa puntata, però ovviamente vorrei una battuta finale da parte tua, un invito finale al pubblico di accorrere numeroso il primo maggio al centro sociale di Malvaccaro. Io dico che chi sente veramente di voler fare del bene sarà presente a sostenerci, a sostenere Angela, a divertirsi insieme a noi, perché credo che quando le cose vengono fatte con amore non ci sono problemi, non ci sono avversità, perché veramente ogni persona che ha contribuito anche con una virgola per dire che io ho comprato questa cosa, l'ha fatto per un gesto di generosità. Quindi quando c'è la generosità, c'è la parte di tutti, e quindi vi prego di non mancare, di sostenerci e di continuarci a volere bene. Katia, allora, cosa vuoi dire al pubblico che ci sta seguendo? In conclusione volevo dire che grazie ai presentatori, che i presentatori più personali più importanti di questa serata, grazie a Mona Sorrisa, grazie a Nero Polo Single, che ti fate fare questa cosa. Io un amico che voglio un modo di bene è suo Lorello, perché lui è un amico che mi dona il cuore, è un amico che gli dona, un amico dell'anima, un amico che mi vuole tanto bene, io lo voglio tanto bene. Ma ci sono tante persone che ti vogliono bene. Io volevo soltanto dire grazie a Nello, grazie a Moira, grazie a tutti gli altri, ma soprattutto grazie ai miei genitori, perché i miei genitori sono veramente, come dicevo, le rocce. Mamma, grazie alla prima cosa, mia mamma è una grande donna, una grande mamma che si fa per noi, mia mamma è un amore mio, l'onore di Dio, mia mamma, e mio papà dall'altra parte, che anche lui è un amore, però papà il bacio sempre per noi, e mia mamma è per sempre vicino a noi, che si sostiene, e dico grazie che mi fa pure la diretta ogni sera, e io stasera, in diretta, così domani mi faccio gli auguri a mezzanotte per il mio onomastico, e grazie, ti voglio a tutti. Un bene, grazie a tutti di cuore. E grazie a voi per essere state i nostri ospiti. Noi ricordiamo che questo spettacolo poi alla fine sarà realizzato da artisti anche fuori dal territorio della Basilicata, quindi una risonanza ampia ci sarà. Per esempio Tanno Auriemma arriva da Bucarest, è arrivato direttamente da Bucarest per potersi esibire. Per potersi esibire, ma sono poi cantanti neomelodici, sì, DJ, che fanno parte anche del territorio del napoletano. Sì. E non solo quindi talenti nostri, quindi, no, no, c'è Davide Orsini, che lui è un vocalist ed è sempre stato a fianco pure di Mara Venier, quindi sono persone, insomma, persone che ci veramente ci vogliono bene. Per esempio c'è stato un ragazzo di Paterno che si chiama Gabriele Campiglia, che si è preso tanto di quell'impegno per la grafica, cioè veramente questa cosa si è realizzata. C'è la nostra amica Ilaria di Catanzaro, che comunque continua a interessarsi della cosa. Ci sono tutte le persone napoletane che comunque continuano a invogliare a venire qui a Potenza, quindi ci sarà un bel po' di gente che ci affianca, e soprattutto ci sono i sostenitori di sempre di Angela, che quelli non ci abbandonano mai, che seguono il cammino, che non ci lasciano mai. Io dico grazie a tutti veramente con il cuore in mano, grazie. Eh sì, perché al di là poi dello spettacolo del primo, insomma, il sostegno all'associazione Cammino di Angela va ci sono sempre, quelli c'è di qualunque sempre, momento sì, è buono per fare una donazione, per sì, aiutarvi infatti in qualche modo. E a questo punto a me non resta altro che ringraziare di nuovo le mie ospiti e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, e darvi appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata di Focus On.